E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi siamo un video un po' particolare perché andremo a rispondere ad alcune vostre domande sulla mia vita e su YouTube che mi avete fatto sotto un post community di qualche giorno fa. Ovviamente andrò a rispondere sinceramente, mi pare più che ovvio. E se questa tipologia di video vi può piacere, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ricordatevi di attivare la campanella. Ovviamente ragazzi, se vedete che questo video va abbastanza bene, vi metterò altri post community con sotto altre domande per portare avanti questa nuova miniserie, possiamo dire. Quindi ragazzi, direi di entrare in partita, in singolo, e boh, direi di partire con la prima domanda. Ragazzi, ci buttiamo a corso commercio, vai, buttiamoci al corso commercio. Partiamo con la prima domanda. La prima domanda dice: quando inizierà a portare Warzone in live? Pensi che sarà più duro o più facile di Fortnite da portare nel canale? Allora ragazzi, io Warzone sul canale avevo intenzione di portarlo diversi circa 2 mesi fa, per il semplice fatto raga che Fortnite in quel periodo non mi stava più piacendo e quindi volevo trovare un nuovo contenuto da portare. Ultimamente, dopo che sono tornato da vari viaggi, mi sono un po' riavvicinato a Fortnite, ci sto rigiocando anche offline. E quindi ragazzi ho un po' lasciato perdere Warzone. Una cosa mi dispiace sì tanto perché era diventato abbastanza forte. E poi raga anche perché Warzone è un bel gioco, bisogna dirlo. Però ho sempre paura ogni volta che devo portare un nuovo gioco che magari a voi non può piacere. E quindi ragazzi ho paura di, diciamo, non lo so, perdere tempo su cosa portare. Lo so che dovrei provare a portare nuovi giochi. Però raga, c'ho sempre questa cosa qui che mi blocca e che, diciamo, il mio istinto mi dice: Dadde, vai sul sicuro, porta Fortnite, capito raga? Mi dice questo. In realtà sarebbe meno faticoso per me per il semplice fatto che avrei da fare molte meno cose. Anche perché ragazzi, nel senso, i server non so come si fanno, penso si facciano dopo che siamo tipo in 21 persone o barra più 25, non ricordo, quindi se non dovessimo raggiungere quelle persone lì non posso avviare il server, quindi molto probabilmente sprecherei tanto tanto tempo. La seconda domanda è: che contenuti nuovi anche fuori dal mondo del gaming vorresti portare? Challenge con Auri? Ti amo Dadde, grazie Refix. Allora, contenuti fuori dal mondo del gaming, avrei intenzione di fare qualche video più che per voi, diciamo qualche video per me, dove magari mi riprendo mentre sono a giro e oppure magari faccio un viaggio in un certo posto, mi riprendo e quello lì me lo tengo nel canale. Poi se vi può piacere bene, se no è una cosa che faccio per me soprattutto. Challenge con Auri sicuramente ragazzi. Ora, in questo periodo abbiamo fatto un po' di video insieme, è stato più che altro un esperimento. Comunque ne faremo molti altri, quindi aspettatevi Aurora sempre più presente nel canale. Quello lì muore. I'm alive, but I'm dead. Alright. La terza domanda da parte di Armino dice: il format principale che vorresti portare quando Fortnite morirà, qual è? Hai mai pensato di distaccarti dal gaming in generale? Allora, di staccarmi dal gaming in generale, direi di no, ragazzi. Per il semplice fatto che comunque io non lo faccio solamente per YouTube, non gioco solo per YouTube, gioco anche perché mi piace giocare a videogiochi. È sempre stata una delle mie più grandi passioni, quindi raga, possiamo dire che mi diverte molto giocare e forse magari tra qualche anno avrò un pensiero diverso, però ora come ora direi di no. E quando Fortnite morirà, ragazzi, porterò il gioco che andrà più di moda in quel periodo, ovviamente. Quarta domanda, ragazzi, da parte di Tradun: quando farai tipo dei raduni oppure vlog con la moto? Vlog con la moto, raga, la vedo abbastanza dura. Al massimo vlog in macchina, perché la moto, raga, ancora non ho voluto prendere la patente il patentino per la moto. Prenderò quest'anno quello della macchina. Quindi, ragazzi, sì, vlog non penso. I raduni, raga, magari, chi lo sa, magari sarò così tanto fortunato che riuscirò a fare un raduno entro quest'anno, magari il prossimo anno, non lo so. Intanto riperotti per lui. E riperotto anche per lui. Perché hai iniziato a fare lo youtuber? Non insulto, intendo perché lo vuoi fare. Lo faccio, raga, perché mi piace farlo. Perché mi piace far divertire la gente, mi piace far star bene la gente.
mi piace intrattenere per quello che riesco a fare. E infatti, raga, per una live andata male non intendo una live dove non ci sono state donazioni oppure abbonamenti. Io intendo una live dove ci sono state poche persone e ovviamente si sono divertite poche persone. Io per lì intendo una live andata male. Per questo, raga, questo periodo, visto che siamo sempre meno, o almeno in questi ultimi mesi, da circa febbraio, gennaio, febbraio, diciamo, YouTube è calato tanto di spettatori, ma non solamente io, in generale. Quindi, raga, un po' ne risento tanto di questa cosa, ecco, perché è la cosa che più mi preme. Andiamo con la prossima domanda, non so che numero siamo. Perché ti piace Fortnite? Quanti anni hai? Quando fai live give? Allora, ragazzi, mi piace Fortnite perché mi piace come è strutturato il gioco. Mi piace la base proprio di Fortnite, il fatto di poter costruire e poter avere tanta più strategia. Mi piace il fatto che hanno molta cura nei dettagli, per il semplice fatto del... anche semplicemente dello shop, oppure anche di tutti gli eventi, sono veramente fantastici. Penso che l'Epic Games con Fortnite sia stata, non lo so, la più brava nel creare eventi su un gioco, su un videogioco online. Quindi mi piace per questo. Ah, scordavo, quanti anni hai? 17. Qui c'è un babbuino. Babbuino che è deadato, morto proprio, è mortato. Riperotti per lui. Ciao Dad, ti piacerebbe riportare Minecraft e soprattutto porterà nuovi contenuti? Ca, sono Luca 2010, ti seguo da sempre anche perché Fortnite mi fa un po' sboccare. Allora ragazzi, Minecraft io lo portai tempo fa, ho fatto tipo 4-5 video, 4 video più la live. Devo si pusharmi, fratello, mamma mia. Mi ha laserato completamente, proprio distrutto. Comunque, dicevamo, ti piacerebbe portare Minecraft? Io, ragazzi, l'ho portato per 4 episodi più una live di Minecraft. E inizialmente avevo un bel supporto, quindi sembrava proprio che vi piaceva questa serie. Il problema, ragazzi, è che con l'andare nel tempo ho visto che Minecraft non vi piaceva più, per il semplice fatto che vedevo le visual che dimezzavano ogni volta e i like ugualmente. Quindi ho detto nell'ultimo video: ragazzi, facciamo così, se arriviamo a 70 like, quindi nemmeno tanti, 70 like, ragazzi, oppure se vedo che ci sono tante visual, io continuerò a portare la serie, altrimenti mi toccherà chiuderla. E raga, non ci siamo arrivati, quindi mi è toccato chiudere questa serie. Però, se vi può piacere che io riporti Minecraft, mi raccomando, vi lascio qua sopra la scheda cliccabile della playlist di Minecraft. Fateci un salto, vedete un po' come sono i video che ho fatto. Ovviamente ricordatevi che l'ho fatti dalla PS, quindi l'edit non è de massimo, sicuramente migliorerà anche l'overlay e tutto eccetera eccetera. Quindi raga, andate un po' a vedere, ditemi un po' se vi piace, e se vi piace mi raccomando supportatela, magari potrebbe anche ritornare. Andiamo con la prossima. Perché questo nome? Scusa, perché ti chiami Minuto Lovio allora? No, a parte tutto, raga, da The Domi deriva, diciamo, è un nome che deriva sia dal mio nome che dal mio cognome. È una cosa un po' un misto di cose. Dadde per il semplice fatto, ragazzi, che mi chiamo Davide, quindi diciamo molte persone mi chiamano Dadde come soprannome. E Domi invece, ragazzi, perché è l'iniziale del mio cognome, quindi Dominati Domi, ok? Dominati Domi. E quindi mettendolo insieme veniva fuori un Dadde Domi. Spero sia di vostro gradimento, ma ormai tanto non lo cambierò più, penso. Anzi, facciamo così, raga, scrivetemi qua sotto nei commenti chi tra di voi è così vecchio, diciamo, fra virgolette, da sapere com'è che mi chiamavo io prima della scritta Dadde Domi, prima del nome Dadde Domi, raga, com'è che mi chiamavo? A voi nei commenti. Hello, motherfucker. Okay.
Porca miseria. Comunque ragazzi, ultima domanda che ci fa il nostro King è: hai cagato? Oh shit, yes, ho cagato. E boh ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Spero vivamente vi sia piaciuto. Mi raccomando, se fosse così, lasciate un bel like, una bella iscrizione e attivate la campanella. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale e soprattutto sulla sezione post community, perché quando riuscirà uno simile vuol dire che nei vicinanze ci sarà un nuovo video pronto per essere pubblicato. Quindi ragazzi, fate tutte quante le vostre domande nei prossimi post community. Detto questo ragazzi, da Daddy Dome è tutto, un bel saluto e un bel arrivederci, bella raga, ciao!